comunque, Pepi, dai, questa quarantena ci sta facendo del bene. Comunque ci stiamo conoscendo un po' meglio. Poi tu sei una persona di così poche parole, in effetti. E aspetta, Pepi, forse hai dei problemi col fuoco. Ho avuto nessuna epifania particolare, oppure talmente tante che tutto si sovrappone. Però veramente mi sono svegliata chiedendomi dove ero. Sai quando ti addormenti e ti svegli e non sai dove stai, chi sei, che ora è, che giorno è? Stamattina mi è successo. Vabbè, comunque succede sempre, non è che sta succedendo solo ora. Però c'è una cosa grave, che sto vivendo una specie di angoscia per tutte le cose normali che tengo appese da fare, perché in questo periodo sono tirata solo a fare quello che mi piace veramente, 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 e anche cazzeggiare in modo discretamente produttivo, o solo leggere quello che mi piace, ma fare le cose che arrivano da obblighi esterni è dura. Sto scoprendo che per me lo smart working non funziona, non funziona. E cerca di essere tutto quello che io non sono. E i cimiteri si allargano, il reparto è pieno di gente, le scale grigie e la vita grigia, perché poi sono nel mezzo. Adesso lo sai perché tremo? Non ci pensare. E non si vive per amore. Gratitudine e speranza. Andavo spesso con i cani. Studiavo con l'uva. E guardavo il pane. E andavo a visitare Villa e San Martino. Facevo sogni strani. Trova l'amore. Cerca la vita. Che qui grandina. Piove. E il vento è forte. Thank you.